schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il solo money glitch, il glitch dei soldi da fare da soli, e in questo video vi farò vedere come mettere la targa, una targa pulita in pratica per chi non ha la targa personalizzata. Allora, in primis chiamate il vostro Blazer Acqua e una volta che avete chiamato il vostro Blazer Acqua siete pronti a fare il glitch ragazzi. Quindi che cosa dobbiamo fare? Allora, dopo aver chiamato il Blazer, la prima cosa che dobbiamo fare è andare verso il pallino azzurro e dobbiamo avviare i colpi Domus Dei, avviare tramite partita veloce, quindi faremo due volte partita veloce, colpi Domus Dei fino alla fine e attenderemo il popolamento della sessione. Per popolamento si intende 2D4, 3D4, quando vedete quel caricamento dovete saltare sul pallino azzurro, saltare o correre verso il pallino azzurro, andrà per entrare, annullerete, quindi qui avete diciamo un pochino di tempo perché il caricamento è bloccato e vi dirigete verso questa attività gialla o una qualunque attività, mi sembra pure con le attività azzurre però non ne sono sicuro, e una volta fatto ciò vi avviate verso il vostro Blazer Acqua e andate allo Santos Custom ragazzi. Una volta allo Santos Custom non è necessario che fate un cambio targa, non dovete fare un cazzo, l'importante è che riparate il veicolo, premete cerchio, cioè l'importante, dovete semplicemente entrare e uscire, potete anche non riparare il veicolo, non è necessario. E tornate nel vostro CEO e una volta che avete fatto il tutto, che siete tornati nel vostro CEO, siete pronti per fare il glitch. Nel CEO dovete avere l'auto che volete duplicare più le LGRH8 che andrete ad impegnare per le duplicazioni ragazzi, quelle che andrete a perdere, quelle che sacrificherete insomma. Allora, a questo punto, quando siete nell'officina, premete freccia destra, ovviamente entrate nell'officina come ho fatto io e fate un cambio targa. Come vedete io qui ho la targa personalizzata, ma questo non conta ragazzi, diciamo che adesso andremo a mettere una targa pulita, quindi scendete dal veicolo, risalite sul veicolo, premete freccia destra e come sempre avremo questo bug che ci riporterà in garage e avremo le nostre auto duplicate. A questo punto ragazzi basterà uscire dal CEO come ho fatto vedere nel video precedente se non vi spawna la macchina, oppure tramite colpo di Lester. Allora ragazzi, questo qui, la prima parte del video era diciamo la prima parte del video precedente perché comunque li ho girati insieme tutti e due i video, comunque il glitch funziona perfettamente, quindi non mi state lì a commentare ah ma l'inizio del video è diverso, boh dico io, boh specifico io, così almeno non ve dannate l'anima a cercare di capire perché l'inizio del video è diverso. Come vedete è spawnata subito in strada. Che cosa ho fatto ragazzi? Sono andato prima in un altro piano del garage, poi sono andato nell'ufficio e ora vado in strada e l'auto mi spawna direttamente in strada. A questo punto, quando saremo in strada, chiameremo il nostro centro operativo mobile. Io qui l'avevo già chiamato perché vi ho detto che stavo provando il glitch e quindi ho girato tutto un video unico, però non potevo portarlo tutto unico perché durava tipo 26 minuti, non mi pareva il caso. E vi dirigete verso il centro operativo mobile. Il centro operativo mobile dentro deve avere una LG RH8, quindi a questo punto entrate nel vostro centro operativo mobile, sostituite la LG RH8 che andrà persa, risalite sul veicolo e scendete, vedete la targa è ancora targata alle tigri,
non appena scendete la targa cambierà, ragazzi, la targa è cambiata. Io allora qui rientro dentro il centro operativo mobile per sicurezza, qualcuno non rientra, però io rientro sempre per sicurezza, non si sa mai. E rientro nel centro operativo mobile e poi vado a mettere l'auto nel garage. Mi raccomando, quando andate a mettere l'auto nel garage, sia in questo glitch sia nel glitch che vi ho portato poco fa, i garage devono essere pieni, ragazzi, mi raccomando. In questo caso, se in garage avete una LG RH8, l'LG RH8 che avete in garage andrà a finire dentro il centro operativo mobile e potrete ripetere il glitch. È abbastanza semplice, non so come, ma rimane buggato anche facendo le targhe pulite, quindi approfittate veramente, perché è proprio da approfittare. Questa è l'ora in cui ho girato il video, purtroppo, come ho già detto, ho girato un video tutto unico, quindi questa è l'ora per tutti e due i video, sia per quello di prima che per quello di ora. Però per capirsi, vi ho fatto vedere l'orario, quindi funziona benissimo. Che altro dire, ragazzi? L'unica cosa che dovete fare adesso è scendere in strada, richiamare il blazer acqua e ripetere il glitch. Non ho nient'altro da aggiungere, l'unica cosa che vi posso dire è veramente approfittate del glitch, perché non so quanto durerà ancora, può essere che durerà un'altra settimana, come può essere che durerà pochissimo. Quindi, detto questo, ragazzi, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti. See you.